l'ultima cena, il racconto mette in scena quando fu l'ultima cena, nel passato di quei secoli di Gesù e i suoi discepoli, con la tavola imbandita e lui stesso che la invita ai presenti lì davanti a mangiarne tutti quanti, il suo corpo che rimane la sostanza come il pane ed il sangue nel destino dentro il calice del vino. Alla fine d'ogni assaggio si pronuncia nel presagio e a qualcuno come sai dici tu mi tradirai. Quell'apostolo che suda, il suo nome era Giuda. La mattina come un giallo, non appena cadde il gallo, i soldati nella via in attesa del Messia. Con un bacio in un momento Giuda segna il tradimento, per quei 30 denari lo consegna ai militari. Ed è anche Simon Pietro che le segue poco dietro, la paura mentre prega, per 3 volte lo rinnega. Incomincia la sua alba con il nome di Barabba, il brigante che fu visto nel processo a Gesù Cristo, dove Ponzio Pilato parte il grande sceneggiato, con quel sangue innocente lì, davanti a quella gente, pur lavandosi le mani, lascia il segno nel domani. E lo stesso poi l'incita nella scelta di una vita. La sentenza sono i voti degli stessi sacerdoti e del popolo a gran voce vuole il Cristo sulla croce. Incomincia lo scenario per Gesù, il suo calvario, le cadute nel percorso con la stessa croce addosso, tanto sangue, il sudore si confonde col colore, ma nel piede resta il segno inchiodato sopra il legno, il martello ad ogni colpo che trafigge nel suo corpo, quelle spine, la corona, mentre lui che si abbandona, tutto il cielo si oscura, si scompone la natura, con la nube, tanto velo, e lo sguardo verso il cielo, le parole quale sono dedicate nel perdono, dice al Padre che non sanno loro stessi quel che fanno. Bravissimo. Grazie.